guardiamo con attenzione ovviamente anche all'evoluzione a sell, ma a me pare che siamo in una fase, insisto su questo, in cui noi dobbiamo guardare oltre i confini del ceto politico o delle forze politiche. A me interessa coltivare un rapporto che ho avuto in questi anni, ma che coltiverò con più intensità con quella parte del mondo cattolico che ragiona sul neumanesimo e sulla impossibilità di dare alla persona la dignità che merita all'interno di questo quadro liberista che è ancora così forte, non più egemone ma ancora dominante. Il papato di Papa Francesco ha dato visibilità a forze che erano presenti, che in questi anni hanno criticato radicalmente inteso in senso che sono andati fino alla radice sull'insostenibilità del paradigma liberista, l'ha fatto prima Papa Ratzinger con la Caritas in Veritate, ora lo fa in modo forte, anche emotivamente coinvolgente Papa Francesco. Ecco, a me interesserebbe coltivare i rapporti, coltivare un dialogo, coltivare un'iniziativa con questa parte del mondo cattolico, democratico, che ha capito meglio di tanti che sbandierano le bandierine della sinistra la crisi profonda, che è una crisi che riguarda la condizione e le prospettive della persona, innanzitutto la persona che lavora. Quindi il mio sforzo sarà quello di andare oltre le discussioni tra ceto politico e cercare nei movimenti, in chi rappresenta forze economiche e sociali, cercare Quindi Selma anche Bergoglio. No, posso dire che però se lei mette in campo il Papa, è come dire noi non siamo stati capaci di farne niente, cioè No, è un noi. auto, cioè, il Papa va benissimo, però sta anche Ma dicendo che guardi. non esiste più una sinistra che è No. capace di dire le cose che sta dicendo Guardi, lei. sto dicendo che abbiamo avuto difficoltà. Io ricordo che quando sono arrivato in segreteria di Bersani nel gennaio 2010 e ho iniziato a parlare di lavoro. Venivo guardato come un marziano perché una sinistra riformista non parla di E lavoro. perché di che cosa parla una Ma sinistra riformista? una sinistra riformista parla appunto di business, parla di temi che vanno di moda. E qualche mese fa Papa Francesco a Cagliari, rivolgendosi a una platea di lavoratori, in parte, larga parte disoccupati, ha detto dobbiamo lottare per il lavoro, parole eversive nel PD. Ora per fortuna il lavoro è tornato al centro. Ecco, io credo che ci sia stata una fase di subalternità della sinistra, dove la Chiesa cattolica ha avuto autonomia e la capacità di parlare, di criticare, che noi non abbiamo avuto. Va riconosciuto, altrimenti non saremmo arrivati alle condizioni in cui siamo. Va preso atto e per quanto mi riguarda mi impegnerò su questa lunghezza d'onda. Ovviamente con mezzi modestissimi, non ho pretese, però diciamo, sarà un terreno che cercherò di coltivare. Vabbè.